nostro abituale Santo Stefano insieme. Sono tanti anni e una tradizione ormai a cui non si può mancare. Iniziamo noi con il coro e il castello e seguiranno poi, dico in linea di massima il programma, così sapete che cosa succederà nella serata. Canteremo noi per coro e il castello, canzoni natalizie, vi sarà poi un intermezzo musicale con un ensemble, trombone e pianoforte, il coro improvviso di Azzardo di Verona e il premio della solidarietà alla fine con la consegna delle targhe. Non so ancora chi è che ha vinto il premio della solidarietà, sono curiosissimo di sapere chi è che l'ha vinto questa volta, ma lo sapremo alla fine. Il coro del castello, che invito a salire sul palco. Salve amici di Sanguinetto Channel, mercoledì 26 dicembre 2012 presso la chiesa parrocchiale di Sanguinetto si è svolta la 34esima edizione della tradizionale Santo Stefano insieme con le canzoni di Natale e il premio Bontà. L'evento è stato organizzato dal Coro Il Castel con il patrocinio della Pro Loco e Comune di Sanguinetto. In questo video, oltre al Coro Il Castel, vedremo anche il coro improvviso di Azzago e i due ensemble Simone Turazza al trombone e Lorenzo Aldorello al pianoforte. Il coro del castello eseguirà come prima canta Amici miei. Voi sapete ormai, i nostri abitué sanno che Amici miei è la canzone con la quale noi apriamo ogni concerto, è la nostra sigla e la eseguiamo sempre prima di ogni concerto. Per chi non la conosce completamente bene questa canta, vi dirò che è una canta molto molto vecchia, è del 1797, fu portata dagli inglesi e irlandesi negli Stati Uniti e adottata dai negri d'America durante la raccolta del cotone, è diventato un loro accompagnamento, diciamo, durante il duro lavoro della raccolta. È una canzone che noi abbiamo portato un po' dappertutto, non solo in Italia ma anche all'estero. Vi garantisco che anche all'estero eseguono Amici miei, armonizzata da Marino Palladini. Thank you.
comunismo, dobbiamo dimenticare che anche in Palestina, e l'abbiamo visto qualche anno fa, vuole ricadere, quindi non è affatto scontato che ci fosse una temperatura gradevole, anzi sicuramente c'è la fretta, quindi dobbiamo capire la difficoltà del viaggio. Maria e San Giuseppe si partivano. Thank you.
diciamo molto prolifico, mi ha scritto anche qualche canzone di Natale, qualche brano sul Natale. Questa è una di quelle. Piccola canta di Natale.
l'ultimo brano parla ancora su un po' di Re Magi, però peccato per la stella. Abbiamo una stella luminosissima qua, allora gli rendiamo onore. Parla di questa stella, questa luce luminosissima che ha squarciato veramente il cielo buio nel deserto, per guidare i Re Magi alla grotta di Betlemme. Guarda lassù. Conservatorio.
ha suonato con l'orchestra Monteverdi di Verona. Nel 2010 ha partecipato anche a un concorso internazionale di musica da camera. Con il tuo trombone pianoforte classificandosi al secondo posto. Attualmente fa parte del corpo artistico di Bovolone nella banda Cerea e la fanfara dei Bersaglieri Mario Carbone di Mantova. Il primo pezzo che sarà eseguito è di Handel e scrisse questo brano nel 1738. All'inizio fu un fallimento, quest'opera non fu assolutamente riconosciuta come buona, venne però rivalutata un secolo dopo, cent'anni dopo, viene ripresa, rifatta ed ebbe un grande successo. È un brano che viene utilizzato oggi nelle celebrazioni liturgiche, specialmente nei matrimoni. O mio Signore. Thank you.
immaginava certo che sarebbe diventato un successo internazionale. Holy Nights. Thank you.
descrive il concetto pittorico di viaggio. Infatti il titolo è Con te partirò. Che non ha bisogno neanche di presentazione.
piacere di venirsi a trovare e che poi magari faremo anche parlare. Magari. Il coro improvviso viene da Azzaro, provincia di Tutto, anche in questo provincia di Verona, e eseguirà, come avete visto dalla locandina, anche loro una serie di canti natalizi. Ma non solo, ce ne sono anche qualche alcune, la Fola per esempio, me la ricordo, con la quale ho vinto anche un concorso, fra l'altro. Invito quindi il coro a presentarsi sul palco. Thank you.
immaginate di dover raccontare una fiaba ai vostri bambini, dove il protagonista è un vecchio gesso che con i suoi rami racconta l'inesorabile trascorrere del tempo. Il sole richiama un sorriso, il tutto completato dal profumo delle viole. Cantiamo fiaba. La bella pastora e la fa danzare. Cantiamo la pastora femminile.
serie. Partopala anche Marte e conta anche così. Questo brano, cantato dal coro Voci Amiche di Sant'Anna del Faedo, ha vinto il primo premio al nono concorso regionale di composizione nel 2002. Cantiamo La Foga. Thank you.
Castel, tutti voi, per i vostri calorosi applausi, il parroco per la squisita accoglienza, e augurare a nome vostro i migliori auguri di un sanissimo 2013, magari spero che vada nel meglio quest'anno. Cantiamo, un bacio a Zamara.